tanto la finalità dell'ordinanza era una finalità per regolamentare un attimino delle zone che presentavano delle criticità nella città e non certamente per fare un danno agli animali che tutti amiamo e tantomeno ai loro proprietari oppure agli esercenti. Sono state sentite le associazioni, è stato sentito l'ENPA, diciamo che dopo tutta una serie diciamo, di incontri il sindaco con molta diligenza ha ascoltato tutti quanti fino ad arrivare alla versione definitiva dove chiaramente il cardine, diciamo, di quello che era l'orientamento dell'amministrazione è rimasto. Ci sono stati dei correttivi, tipo quello di eliminare la sanzione per tutti coloro che in zone dove non si dovrebbe sporcare casualmente l'animale sporca, però il proprietario pulisce, quindi non viene chiaramente sanzionato per questo. La sanzione massima chiaramente è un deterrente a porre un attimino più di attenzione a quello che è il problema che abbiamo già evidenziato più di una volta. Io la definirei più una dialettica, a volte un pochettino più accesa, una volta qualche volta un po' di meno, però comunque diciamo che l'ordinanza è stato quello che ha dato il via ad un provvedimento che poi diventa un provvedimento conclusivo. Mi pare che il Comune di Savona abbia da anni questo provvedimento che giace, un po' toccato, un po' ritoccato, un po' sono tornati indietro, adesso finalmente si è arrivati ad un documento definitivo. Ci sono voluti 2 mesi di polemica, però a questo punto spero che questa polemica sia stata costruttiva e abbia portato a un documento che è condiviso, a un documento che dovrebbe portare un po' di ordine in una zona della città, in zone della città un po' particolari, per cui con la soddisfazione di tutti quanti. Credo che il problema fondamentale sia proprio quello di riuscire a collimare un'esigenza anche di quelli che non hanno animali con quelli che hanno animali e comunque sempre nella consapevolezza che comunque l'amore per gli animali è sovrano e deve chiaramente essere il cardine di non creare problemi a loro, però anche di non creare chiaramente problemi ai cittadini. Allora, oggi la Giunta l'ha varato, andrà quindi nelle commissioni che ci sono nelle prossime settimane, il 28 di febbraio andrà in consiglio. Contestualmente all'approvazione c'è poi la revoca dell'ordinanza.